Passiamo alla risoluzione a firma dei consiglieri Smargiassi ed altri. Ranieri, Pettinari, Marcozzi, Bracco, Mercanti, Olivieri e Gerosolimo, recante continuità assistenziale delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo. Chi illustra la risoluzione? Prego, consigliere. Grazie Presidente. Allora, all'oggetto abbiamo la continuità assistenziale delle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo. Premesso che con decreto commissariale 61 del 2013, a firma dell'allora commissario Dottor Giovanni Chiodi, recante sedi dei servizi di continuità assistenziale nelle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo, veniva decretato approvare l'articolazione territoriale delle sedi di continuità assistenziale, come specificata nell'allegato 1 al presente decreto, ritenendo congrue le proposte contenute nelle deliberazioni direttoriali 148 dell'ASL 1 Avezzano sul Mona L'Aquila, numero 1985 dell'ASL Lanciano Vasto Chieti, numero 93 e 212 dell'ASL Pescara e Teramo, in spregio al criterio limite di un medico ogni 3.500 abitanti. Accertato che a seguito delle numerose critiche pervenute da più fonti, il precitato decreto commissariale, con propria nota 14 ottobre 2013, l'allora commissario Dottor Giovanni Chiodi ha richiesto alle ASL competenti di compiere un'approfondita e ulteriore riflessione circa la corretta individuazione delle sedi di continuità assistenziale, al fine di favorire una collocazione puntuale sul territorio, di modo da garantire i servizi soprattutto delle aree svantaggiate, sia per ragioni orografiche e sia per densità abitativa e comunque in posizione baricentrica rispetto al territorio di utenza, richiesta questa fino ad oggi disattesa, che comunque allo stato attuale numerose circoscrizioni saranno private al decorrere dal 1 settembre 2014 del servizio di guardia medica, considerato che la chiusura dei presidi di continuità assistenziale vengono operate anche in territori orograficamente disagiati e distanti tra loro dai presidi sanitari territoriali e ospedalieri più importanti, che pertanto la chiusura di tali presidi renderebbe difficoltoso un intervento tempestivo di assistenza sanitaria con grave nocumento per la salute delle popolazioni ivi residenti. Ribadito che i criteri adottati per la soppressione di tutte le predette sedi appaiono in definitiva in aperto contrasto con il criterio di corretta ed omogenea fruizione del servizio sanitario da parte dei cittadini, ricordato che nel proprio programma elettorale il Presidente D'Alfonso ha auspicato una sanità più facile, che significa più vicina e più accessibile al cittadino. Considerato inoltre che il 23 luglio 2014 il Presidente D'Alfonso ricopre il ruolo di commissario ad acta per la sanità abruzzese, che si rende opportuna una nuova e attenta verifica delle condizioni per il mantenimento e o la soppressione dei presidi di continuità assistenziale. Evidenziato in ultimo che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, che è dovere della Regione Abruzzo garantire elevati servizi sanitari a ogni cittadino e in ogni comune del territorio abruzzese al fine di tutelare la salute dei propri cittadini, che peraltro la Regione promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche. Tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Presidente della Regione Abruzzo e la Giunta regionale a porre in essere misure immediate ed urgenti volte a sospendere gli effetti del decreto commissariale 61 del 2013 e conseguentemente delle delibere delle ASL territoriali che dispongono la chiusura dei centri di continuità assistenziale, e ciò al fine di permettere una rivisitazione dei suddetti provvedimenti, di attivare successivamente un confronto con le diverse parti sociali con il fine di raccogliere le effettive esigenze di tutte le realtà locali coinvolte. Grazie. Uno a favore e uno contro. La richiesta non è legata. Sul voto la richiedete? Allora, devo mettere...
Chiedo scusa, c'è questo punto, faccio fare un aforo uno contro e poi faccio questa richiesta numero legale o adesso? Verifichiamo la presenza del numero legale, prego. Non possiamo interrompere le discussioni per nulla. A fine discussione io la chiedo, no? Se no non andiamo avanti, ragazzi. Posso? Prego, prego. Balducci. Berardinetti. Bracco. Chiodi. D'Alessandro. D'Alfonso. Di Dalmazio, Di Ignazio, Di Matteo, Di Nicola, Di Pangrazio, Febbo, Gatti, Gerosolimo, Iampieri, Marcozzi, Mariani, Mazzocca, Mercante, Monaco, Monticelli, Olivieri, Paolini, Paolucci, Pepe, Pettinari, Pietrucci, Ranieri, Sclocco, Smargiassi, Sospiri, seconda chiama, Bracco, Chiodi, Di Dalmazio, Tignazio, Febbo, Gatti, Gerosolimo, Iampieri, Marcozzi, Mercante, Pettinari, Ranieri, Sclocco, Sospiri. Chiedo scusa solo per una questione, siccome la formale la richiesta è stata fatta da Gatti, Di Dalmazio, Chiodi, Febbo e Iampieri e ha risposto presente solo Smargiassi, chi metto presente di voi e tolgo Smargiassi? Gatti, grazie. Togliamo Smargiassi. Sì, togliamo Smargiassi allora? Prego, togliamo Smargiassi? Ah, sì. Allora, uno a favore e uno contro. Prego, chi è a favore? Prego, consigliere. Presenti 19, quindi la maggioranza c'è. Vi prego solamente la richiesta del numero legale, fatela sul voto. Poi, se il Presidente vede che la maggioranza c'è, la vediamo, la diamo per acclarata, se non ce la verifichiamo. Grazie. Prego, prego consigliere. A favore, prego. Posso? Grazie, Presidente.
dato a me la parola, sì? Sì. Niente, vorrei far riflettere un attimino i colleghi, ma in particolare l'assessore col quale ho avuto anche un confronto, di chiarificazione. Io appartengo a una parte dell'Abruzzo e che quindi per cultura, per vita vissuta, naturalmente ho voluto sottoscrivere anch'io, già portavo avanti questo discorso con degli amici naturalmente del territorio che lo riguarda, il discorso dell'assistenza, della continuità assistenziale, pur rendendomi conto, perché conosco bene la materia, che non è una guardia medica che possa dare sicurezza sulla vita e la morte di chi vive in certi contesti regionali. Però vorrei richiamare all'attenzione di queste popolazioni che altro non hanno e che vivono magari a 30, 40, 50 chilometri con strade nemmeno sempre percorribili. Naturalmente vivono a 50, 60 chilometri da centri sanitari. Ora, togliere così a pie pari dall'oggi al domani non è così. Ora è vero, l'assessore replicherà insieme al Presidente, giustamente, un discorso che condivido pure, che ci sono i conti, i debiti, dobbiamo rientrare, dobbiamo toglierci di torno il commissariamento della sanità. Io però, prego, punto. No, vorrei dire questo. Se si vuole, io parlo naturalmente del mio territorio, ma poi naturalmente non è solo Celenza sul Trigno, Palmoli o Carunchio che è coinvolto in questo problema. Le soluzioni, se ne volete parlare, ce ne sono, senza aumento di costi. Io penso che ci sarà buonsenso e il buonsenso prevarrà alla fine, perché con il Presidente della Regione Abruzzo ho già degli accordi rispetto a questo problema, perché vorrei con questo riassicurare anche naturalmente... Vabbè. Ci sono degli accordi perché ci sono dei programmi. Sì, munito solo, poi finisco. Naturalmente gli accordi sono quelli di valutare bene, fare un calcolo, perché lì riguarda questa assistenza tre comuni, a nostro avviso mal distribuito, si è lasciato l'assistenza a comuni vicini tra di loro, la continuità assistenziale, e non magari a comuni, per esempio Celenza sul Trigno, che è lontano. Vabbè, è un discorso, io adesso non ho tempo, poi semmai ne parliamo in privato. Tanto tu lo conosci il territorio. Bene, la scelta è stata politica in momenti diversi da questi, semmai ne parliamo dopo. Ok? Per cui io. Vabbè. Fa terminare. Io ti rispetto, però qui siamo in un contesto serio, magari certi spettacoli li facciamo altrove. Per cui ecco, ci tenevo a sottolineare. Questo discorso io lo porterò avanti fino alla fine, naturalmente c'è modo e modo di... Grazie collega. Contro, c'è un intervento contro? Prego Presidente Chiotti. Allora, preciso intanto che il mio è un intervento contrario a carattere personale, io intervengo per me, non intervengo per la mia forza politica, non intervengo ovviamente a maggior ragione per le altre. Vedete, sarebbe un po' troppo lungo parlare di sanità in Abruzzo. Ricordo solo che la sanità abruzzese fu commissariata, la sanità siciliana non lo è mai stata commissariata. La sanità campana è stata commissariata dopo l'Abruzzo. La sanità calabra
è stata commissariata, ma dopo l'Abruzzo. Quindi l'Abruzzo non era il migliore dei mondi possibili in sanità. Anzi, era il peggiore, secondo la valutazione del Ministero della Salute, dei governi nazionali e delle regioni italiane. Ma questo è uno scenario che dobbiamo sempre tenere. Non è un problema di costi, o non è solo un problema di costi. Attraverso questa discussione che molto spesso accade in Consiglio regionale, ma anche sui giornali, dove si fa passare tutto quello che è stato fatto e che si dovrà fare per ragioni di tipo ragioneristico e di sostenibilità di costi, che pure hanno la sua dignità, perché un paese che non sta attento ai costi determina per i futuri abruzzesi la impossibilità di godere degli stessi servizi. Ma non è quello, il problema è la qualità del servizio. La Regione Abruzzo è stata commissariata non solo perché non era in grado di tenere sotto controllo i costi, ma anche perché aveva livelli essenziali di assistenza tra i più bassi d'Italia e non era in grado di assicurare, nonostante spendesse l'ira di Dio di più di quanto avesse dallo Stato, come le altre regioni, non era in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza ai propri cittadini. Di questo ci saremmo dovuti preoccupare. In Abruzzo nessuno si preoccupava di questo, si preoccupava di sostenere le aspettative delle varie lobby professionali, mediche, imprenditoriali, sindacali, politiche, che facevano passare per interessi generali quelli che erano interessi particolari. Guardie mediche. Per quanto riguarda la risoluzione, capisco le ragioni che sono, credo che sia sbagliata nella sua formulazione. È impossibile sostenere che debba essere sospeso un decreto con di norme e di indicazioni di carattere nazionale del patto per la salute. Se in Toscana c'è una guardia medica ogni 6.000 abitanti, in Abruzzo che ce n'era una ogni 1.800 abitanti, se fossimo una regione particolarmente ricca e in grado di assicurare i livelli senza assistenza, ci possiamo permettere tutto il di più, ma non eravamo in grado di farlo. Quindi è in applicazione di norme di legge che nessun commissario, e mi riferisco al commissario D'Alfonso, non può attuare. Secondo aspetto, se fosse stata impostata in modo diverso questa risoluzione, cioè la risoluzione non è di revocare un decreto che è in applicazione di una norma di legge o del patto per la salute, ma che, come feci io, con un decreto che disse... Collega, un minuto però, la prego di concludere perché i consiglieri mi fanno... Un minuto ancora, prego. Finito. È un atto gestionale, non pensate che questo Consiglio regionale possa compiere atti gestionali come ha fatto nel passato. Non è un Consiglio comunale che non lo può fare nemmeno, ma qui a maggior ragione non si può fare. Bene, le dicevo, se fosse stato impostato dicendo di attuare o di dare spinta affinché le ASL attuino quello che fu fatto con una mia nota nella quale vedevo, dicevo, guardate, signori, voi dovete mantenere certi standard che stanno nel decreto 61, ma la concreta attuazione gestionale spetta a voi, perché voi siete quelli che sapete della qualità sanitaria, non il consigliere regionale che sta qui dentro e che ha l'unico obiettivo o principio obiettivo di prendere i voti. Chiaro? Lo sappiamo che è così. Non vogliamo fare gli ipocriti? Facciamo gli ipocriti. L'Abruzzo non sarebbe arrivato a questo se l'obiettivo fossero stati altri. E allora, detto questo, io avrei votato una risoluzione che dicesse alle ASL di rivedere nella grazie, prego per la dichiarazione di voto, mi vado per capito, prego.
No, ma un secondo, guarda, solo intanto ringrazio il Presidente di avermi dato la parola, perché chiaramente io, come ha specificato il Presidente Chiodi, lui ha un ruolo diverso in quanto era commissario e quindi ha spiegato le sue motivazioni. È chiaro che il gruppo di Forza Italia, come già anticipato il Presidente Chiodi, voterà a favore della risoluzione perché è una problematica che conosciamo e che condividiamo. Colleghi, sulle risoluzioni non c'è dichiarazione di voto. Io ho messo un'eccezione questa volta, capendo la delicatezza. Se no non c'è. Posso concedere in via eccezionale, ma che non si ripeta più, al consigliere Monticelli e al consigliere che l'ha chiesto. Ma un minuto solo per dichiarazione di voto e basta. Prego, Monticelli. Signor Presidente, io le chiedo di proporre la terza opzione, uno a favore, uno contro, ma se si possa inserire anche un voto di coscienza, perché fondamentalmente io sarei molto legato a questa risoluzione, perché in questi anni da sindaco ho portato l'attenzione della mia comunità, delle mie comunità e della regione, anche del Presidente Chiodi, le problematiche sulla sanità. Non credo che una risoluzione possa risolvere tutto, ma mi atterrò anche alla risposta che darà l'assessore alla sanità. Voterò per rispetto, per disciplina di partito, ma mi sento molto, molto legato a questa risoluzione, perché io credo che sia giunto il momento, al di là di uscire fuori dal commissariamento e stare dentro, ma parlare di questa nuova amministrazione regionale della sanità. Vedete, io qui potrei parlare per ore e non posso neanche per i tempi che mi sono stati concessi parlare di mobilità esterna, di debiti, di attività sul territorio della sanità. Dovremmo stare qui per ore. Non è tutto come dice l'ex Presidente Chiodi, che abbiamo risolto molti problemi, anzi ne abbiamo caricati molto di più. E allora io mi auguro, il mio voto sarà per disciplina di partito, lo ribadisco fortemente, per disciplina di partito di maggioranza, ma credo e chiedo all'assessore. Grazie collega, prego la parola al consigliere Smargiassi, prego. Prego, se non veniamo. Presidente, l'ha concessa a tutti e credo che stiamo parlando di sanità. 30 secondi non fa. Però vi nessuno. Prego, questa è una risoluzione, non è il tema un consiglio straordinario sulla sanità. Prego, 30 secondi e termina. Allora, chiedo prego all'assessore, al presidente della giunta, di attivarsi subito a questo tavolo di confronto, che la sanità dovrà essere portata su tutto il territorio regionale. Grazie. Consigliere Smargiassi, un minuto non di più, prego. Grazie Presidente. Solo per ribadire due cose e fare la dichiarazione di voto per il gruppo Movimento 5 Stelle. Tre passaggi non ho ben inteso, soprattutto la risposta del Presidente Chiodi. Allora, ciò che noi contestiamo nella risoluzione non è l'annullamento della delibera, ma la rivisitazione della delibera stessa, che ha tenuto conto di un mero calcolo matematico di guardia medica per abitante. Chi fece quella risoluzione in quei posti non è mai andato. 3.500 abitanti si percorrono in 1 ora e 20 tra Palmoli, Celenza, Carunchio. Con la neve ci vogliono 2 ore per spostarsi da un posto all'altro. Non si può fare un mero calcolo matematico. Bisogna vedere l'orografia del territorio prima di fare una ripartizione territoriale. Tra l'altro ho richiamato la nota del Presidente Chiodi, quindi nella mia risoluzione ho detto che il Presidente Chiodi ha invitato la ASL ad attuarsi. Il problema è che guarda, ce l'avete davanti i minuti sui monitor. Io vi prego, sulle risoluzioni io ve lo dico, perché noi, altrimenti venga veramente un consiglio comunale, c'è una dichiarazione a favore, uno contro e poi si vota, se no noi non riusciamo a lavorare. Non posso concedere ulteriori parole, abbiate pazienza. Grazie consigliere, non c'è dichiarazione di voto. Prego, assessore voleva chiarire questo argomento, prego. Davvero rubo 30 secondi al contrario, dicendo, scusate, dicendo
dicendo che l'impegno della giunta regionale e del commissario nelle formule e nel rispetto del quadro normativo, da precisare perché è tutto da valutare il rispetto del quadro normativo questa risoluzione, è ovviamente ad attuare tutti quegli atti e quei provvedimenti di indirizzo a che le ASL possano rivedere con atti di gestione l'attuale situazione. Detto questo, va respinto per come è formulata questa risoluzione e aggiungo che le proposte anche in ordine alla continuità assistenziale dovranno a mio avviso essere valutate in ordine anche al piano sulla rete di emergenza urgenza che presto questo governo regionale darà indirizzo di attuare e presentare. Allora mettiamo ai voti la risoluzione, prego. Chi è favorevole? Ma sull'ordine dei lavori, su che cosa? C'è una richiesta? Siamo in votazione, è su questa risoluzione. C'è una richiesta di voto palese con appello nominale. Prego. Allora, procediamo alla votazione con appello nominale. Balducci. Berardinetti. Bracco. Chiodi. D'Alessandro. D'Alfonso, Di Dalmazio, Di Ignazio, Di Matteo, Di Nicola, Di Pangrazio, Febbo, Gatti, Gerosolimo, Iampieri, Marcozzi, Mariani, Mazzocca, Mercante, Monaco, no? Monticelli, Olivieri, Paolini, Paolucci, Pepe, Pettinari, Pietrucci, Ranieri, Sclocco, Smargiassi, Sospiri. Seconda chiama. Bracco. Chiodi. No. Ok. Mariani. Mazzocca. Mariani. Mazzocca, no. Monticelli, no, ho detto di no. Olivieri, Sclocco, no. Pietrucci, no. Okay.
Presenti in aula 30, voti contrari 16, la risoluzione è respinta. Prego. Ultima risoluzione. Prego. Ok, grazie. Senta, Presidente Di Pangrazio, è già la terza volta che noi del Movimento 5 Stelle avanziamo questioni, questioni incidentali, perché è la terza volta che lei non fa rispettare il regolamento, quindi io la invito, sembrerebbe, la invito a studiarsi a memoria, perché sembrerebbe che forse non lo conosca bene il regolamento, i 164 articoli di questo regolamento, perché all'articolo 158,7, leggo testuale, nel corso della votazione della risoluzione non sono concessi interventi per dichiarazioni di voto. Quindi è la terza volta, e spero di non dover più prendere la parola, io la invito a documentarsi bene e a fare applicare in maniera perfetta, Di Pangrazio parlo con lei, a fare applicare in maniera perfetta come si deve il regolamento, forse più che in maniera perfetta, in maniera professionale. Grazie. Consigliere, ha ragione, tanto è vero che io prima ho detto che non è possibile fare dichiarazioni di voto sulle risoluzioni. Grazie.